Ragazzi, sono Barbixnax, benvenuti in un nuovo video. Oggi un video differente dal solito, me l'avete richiesto ed eccolo qui. Chiacchiereremo un pochino insieme delle candidature dei David, che quest'anno l'ho trovate davvero molto interessanti e mi piacerebbe un po' parlarne con voi per vedere i cambiamenti che ci sono all'interno del cinema italiano, ma anche all'interno di David stessi. E non lo so, secondo me potrebbe essere interessante. Questo video me l'avete richiesto su Instagram, quindi per scegliere i prossimi video seguitemi lì, iscrivetemi ai vostri progetti. E questa maglietta a tema Gremlins che indosso la trovate su Pump. Se amate le serie TV, i film, lì troverete tantissime magliette o cover a tema cinematografico e avrete il 15% di sconto utilizzando il mio codice, il codice Sghiccio, perché Sghiccio tornerà di moda. Ma iniziamo a parlare di David. Ho trovato questa edizione sinceramente molto stimolante dei David Donatello, sono davvero curiosa di vedere come andranno le cose, perché ogni anno i David stanno sperimentando e stanno tentando di aprirsi davvero anche ai cinefili, agli appassionati del cinema, e trovo tutto ciò davvero molto interessante. Iniziamo subito a parlare delle candidature. Voi ditemi che cosa ne pensate, perché io, come vi ho detto, quest'anno ho trovato le candidature di David molto più stimolanti rispetto a quelle degli Oscar. Ma iniziamo subito, miglior film straniero. Tra i candidati c'era Bohemian Rhapsody, Cold War, Il filo nascosto, Roma e Tre manifesti a Epic Missouri. Questo premio è stato già consegnato e ha vinto Roma di Alfonso Cuarón. Ed è il primo, forse, titolo, primo film di Netflix a vincere un David Donatello, se non sbaglio. E quest'anno Netflix ha collezionato tante candidature, non solamente agli Oscar, ma anche ai David. E mi piace sinceramente vedere questo aprirsi da parte del cinema a nuove forme di cinema. Secondo me è sempre qualcosa molto bello e che arricchisce molto. Ma parliamo, voi tra questi chi preferivate? Io non ho visto Cold War, però tra questi forse avrei preferito Il filo nascosto o Tre manifesti a Epping, Missouri. Roma mi è piaciuto molto, ma non abbastanza. Miglior cortometraggio è già stato consegnato. Sui cortometraggi siete sempre molto più ferrati di me. E se sapete dove sono disponibili, magari su YouTube, su qualche sito, scrivetemelo pure qui sotto. I candidati erano Youssef, Magical, Kim Baren, Il nostro concerto e Frontiera. A vincere è stato Frontiera di Alessandro Di Gregorio. Diamo miglior documentario. Il miglior documentario c'è Santiago di Nanni Moretti, che io non ho visto, me lo sono perso, però molti di voi hanno detto che è molto bello. La strada dei salmoni di Stefano Savona. L'arte viva di Julian Schnabel di Pappi Corsicato. Oh, Pappi Corsicato è fantastico come regista! Come ho potuto perdermi questo documentario? Lui mi piace un sacco come regista. Se vi piacciono le cose tipo di Almodovar, adorerete Pappi Corsicato. Lui fa questi film molto ironici ma esteticamente bellissimi. Ha un'estetica un po' pop, un po' stile Davide La Chapelle, se avete presente, con questi colori molto vivi, ricercati. È fantastico, mi piace un sacco il suo cinema. L'altro candidato è Frederick Uncut di Francesco Zippel, ed è candidato anche Arrivederci Saigon. Arrivederci Saigon io non l'ho visto, ma l'ha visto un mio amico che ha detto che è molto molto bello. In pratica parla di un gruppo, una girl band italiana che firma un contratto discografico con una major, firma per un tour che doveva essere in Asia, quindi il Giappone, la Cina, però tra questi c'è il Vietnam, e mandano queste ragazze giovanissime, alcune pure minorenni, a fare questo tour in Vietnam durante la guerra, e sono curiosa di vederlo. Purtroppo me lo sono persa, però sembra davvero bellissimo. Ditemi se qualcuno di voi l'ha visto questi documentari, cosa ne pensate. Migliori effetti visivi. Ad essere candidato c'è Capri Revolution, Dogman, Il ragazzo invisibile seconda generazione, La Befana viene di notte, Loro, Michelangelo infinito. Io di questi ho visto solamente Dogman. Ragazzo invisibile devo ancora recuperare il primo film. Voi che cosa ne pensate? Perché a me Dogman è piaciuto tantissimo. Capri Revolution ha collezionato davvero tante 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 nomination. Io l'avevo un po' snobbato, quindi ora sono curiosa. Passiamo al miglior sonoro. Miglior sonoro è candidato Capri Revolution, Chiamami col tuo nome, Dogman, Lazzaro Felice e Loro. Lazzaro Felice, seguendo diversi critici stranieri, è adorato all'estero. È tra i film che hanno apprezzato di più. È piaciuto davvero tantissimo. Io me lo sono persa, mannaggia a me, però voglio recuperarlo. Dogman e Chiamami col tuo nome mi sono piaciuti tantissimo. Loro di Sorrentino devo ancora recuperarlo, ma ammetto di non essere una grandissima fan di Sorrentino. Chiamami col tuo nome, Guadagnino, io lo tifo sempre, a prescindere. Però Dogman secondo me è bellissimo. Però Chiamami con il tuo nome, Guadagnino, io ti voglio bene. Sono di parte. Miglior montatore. Capri Revolution, Chiamami col tuo nome, Dogman, Euphoria e Sulla mia pelle. Belli, belli, belli. Inoltre vorrei farvi notare
che all'interno di queste nomination di David ci sono tantissime donne candidate, sia per la regia, poi ne parleremo, ma anche nei lavori un po' dietro le quinte. Per esempio per Capri Revolution sono due nominati per il miglior montaggio, c'è Natalie Cristiani e Jacopo Quadri, ma c'è anche un'altra donna per Sulla mia pelle, Chiara Bullo. E non è una cosa così scontata, perché se voi vedete l'edizione di quest'anno degli Oscar, l'anno scorso hanno fatto un po' la sceneggiata tipo candidiamo alla regia Greta Gerwig per Lady Bird, però poi cioè se ne sono subito dimenticati quest'anno e ancora una volta agli Oscar non c'è nessuna regista candidata. Questo non vuol dire dover candidare per forza una regista a caso, ma vuol dire che esistono dei lavori magnifici di alcune registe che sono stati snobbati, diciamocelo tranquillamente. Lina Ramsey ha fatto un lavoro pazzesco a livello di regia e non ha avuto i riconoscimenti che meriterebbe. Passiamo a migliori acconciature. Migliori acconciature: Capri Revolution, Chiamami col tuo nome, Dogman, Loro e Moschettiere del Re, La penultima missione. Sono di parte, Chiamami col tuo nome deve vincere qualsiasi cosa. Non vedo l'ora che il prossimo anno uscirà magari Suspiria e non vedo l'ora che collezionerà tutti questi premi per miglior trucco, secondo me minimo, ma anche miglior canzone originale, minimo, pretendo. Però credo che non sia una produzione italiana. Non lo so, devo andare a controllare. Miglior truccatore ha candidato Capri Revolution, Chiamami col tuo nome, Dogman, Loro e Sulla mia pelle. Sulla mia pelle ha ricevuto tante tante nomination e è bellissimo quel film. Miglior costumista: Capri Revolution, Chiamami col tuo nome, Dogman, Lazzaro Felice e Loro. E davvero, se voi andate a vedere, vi lascerò qui sotto il link con tutte le nomination, trovate davvero tantissime professioniste candidate ed è davvero bello perché, cioè, quello su cui conosco, ho visto, tipo Dogman, cioè, sono ottimi i lavori, quindi non sono delle nomination tanto per, sono delle nomination più che meritate. Miglior scenografia: è candidato Capri Revolution, Chiamami col tuo nome, Dogman, Lazzaro Felice e Loro. Io, come vi ho detto, ho visto solamente due, Dogman e Chiamami col tuo nome, e tra i due forse Dogman. Dogman mi è piaciuta davvero tanto la scenografia, perché è davvero sospesa, è tipo quel realismo magico, ci sono queste giostre diroccate, questa piccola bottega che sembra immersa nel nulla, tutta colorata in questo luogo così nero, scuro, quasi sporco di, non lo so, di polvere, di abbandono, non lo so, mi è piaciuto un sacco, davvero un'ottima scenografia. Miglior canzone originale. Miglior canzone originale è stata candidata A casa tutti bene, interpretata da Tosca, Capri Revolution, che è cantata da Sasha Ring, Chiamami col tuo nome, Mystery of Love di Sufjan Stevens, Il vizio della speranza, scritta e interpretata da Enzo Avitabile, la canzone di Loro, interpretata da Tony Servillo. Allora, io direi che qui non c'è storia, ecco, non c'è storia, ne conosco una, sinceramente, però Mystery of Love fa venire letteralmente i brividi ed è bellissima, bellissima, non si può non premiare tutte le canzoni, tutta la colonna sonora di Chiamami col tuo nome. Io come le persone allo stadio per Chiamami col tuo nome. Miglior musicista: A casa tutti bene, Capri Revolution, Dogman, Euphoria, Loro, Sulla mia pelle. Io tra questi ho visto solamente Dogman e Sulla mia pelle. I Mocadelic mi sono piaciuti molto e essendo anche dei giovani professionisti spero che possano avere proprio uno slancio di carriera, magari con un premio. Miglior autore della fotografia. Molto bello come hanno detto miglior autore della fotografia, anziché miglior fotografia. Che ne pensate voi? Miglior autore della fotografia è candidato Michele D'Attanasio per Capri Revolution, Sayubu Mukdeprom, scusami, Chiamami col tuo nome, Nicolai Bruhl per Dogman, La terra dell'abbastanza, Paolo Carnera, Helen Lovart per Lazzaro Felice. Ah, è interessante, tutto c'è scritto. Luca Pigazzi sarebbe entrato in cinquina anche con il film La tenerezza, ma dal regolamento viene candidato solo il film più votato. Interessante. Passiamo alle categorie belle toste, ovvero attore non protagonista. Miglior attore non protagonista è stato candidato Massimo Ghini con A casa tutti bene, Dogman Edoardo Pesce, Euphoria Valerio Mastrandrea, per Fabrizio De André, Principe Libero, Ennio Fantastichini, per Loro, Fabrizio Bentivoglio. Sarei curiosa di vedere Valerio Mastrandrea in Euphoria, devo recuperarlo perché in genere è interessante come attore.
Vediamo migliore attrice non protagonista. È candidata Donatella Finocchiaro per Capri Revolution, Marina Confalone per Il vizio della speranza, Nicoletta Braschi per Lazzaro Felice, Kasia Smutniak per Loro e Jasmine Trinca per Sulla mia pelle. Jasmine Trinca è stata bravissima, bravissima, bravissima. Una piccola parte, ma pazzesca, vengono ancora le lacrime proprio. Un film bellissimo, Sulla mia pelle. Non ho visto sinceramente gli altri, quindi scusate. Però Jasmine Trinca secondo me ha fatto un lavoro fantastico come Ilaria Cucchi, perché è un personaggio piccolo all'interno del film, ma vediamo tutta un'evoluzione nonostante non abbia grande spazio. Bravissima, davvero bravissima, bravissima, bravissima. Miglior attore protagonista. Qui è difficile, già lo so che è difficile. Per Dogman c'è Marcello Fonte, che è bravissimo in questo film, mi è piaciuto tantissimo. Poi c'è Tony Servillo per Loro, Luca Marinelli per Fabrizio De André, Principe Libero, che io non ho visto, però molti di voi mi hanno detto che è molto bello, Riccardo Scamarcio per Euphoria e Alessandro Borghi per Sulla mia pelle. Io gli unici che ho visto non saprei scegliere, perché tra Marcello Fonte per Dogman e Alessandro Borghi per Sulla mia pelle io non saprei letteralmente cosa scegliere. Ed è interessante sinceramente che la maggior parte di questi film siano tratti da storie vere. Dogman è un personaggio reale, quello interpretato da Marcello, anche se ci sono delle libertà artistiche. Alessandro Borghi interpreta Stefano Cucchi, Loro nasce da personaggi reali, così come Fabrizio De André. Per Euphoria sinceramente non ho approfondito abbastanza, però lo trovo interessante questa realtà, questi personaggi reali che sono sempre personaggi più difficili da interpretare, perché c'è sempre un corrispettivo, tu hai già nella mente prima la persona reale e fai fatica a dare corpo realtà a qualcuno che sai già di base che quella persona non è reale, che è un personaggio, che è un ricreare quella persona o quella situazione. In generale fa sempre un po' fatica a dargli credibilità, perché sai già che è recitato, lo sai maggiormente, lo sai sempre quando guardi un film, però se pensi che si tratta di un film tratto da un fatto reale, c'è come uno schermo in più, una difficoltà in più, soprattutto se si tratta di persone che si conoscono molto bene, come Stefano Cucchi, non sappiamo nel dettaglio com'era di personalità e tutto, però abbiamo una faccia nella nostra testa ed è difficile accettare una faccia differente già nell'interpretarlo e a collegarlo a tutta la sua storia. Idem per Fabrizio De André, ancora più complesso, in cui c'è già un personaggio formato nella mente, nel ricordo delle persone, quindi è davvero interessante questa scelta. Io ho visto Sulla mente Dogman e Sulla mia pelle e non sono in grado di scegliere. Miglior attrice protagonista è candidata Marianna Fontana per Capri Revolution, Pina Turco per Il vizio della speranza, Elena Sofia Ricci per Loro, Alba Rauschbacher per Troppa grazia, Anna Foglietta per Un giorno all'improvviso. Anna Foglietta mi è piaciuta un sacco per gli interventi che ha fatto a Sanremo. On point, mi è piaciuto un sacco. Alba Rauschbacher sinceramente mi piace sempre, la trovo sempre molto interessante come attrice, come modo di approccio proprio al modo di approccio corporeo ai ruoli che interpreta, lo trovo davvero molto interessante, perché non lo so, tenta come di creare qualcosa senza filtri, non so come spiegarlo onestamente, però trovo sempre davvero molto interessante. Miglior produttore, cioè candidato Luca Guadagnino, sono di parte, cioè Chiamami col tuo nome, Dogman, La terra dell'abbastanza, Lazzaro Felice e Sulla mia pelle. Assolutamente Chiamami col tuo nome, che vince pure Guadagnino. E tre produttori, non so se lo sapete, di Chiamami col tuo nome, oltre a Jane Savory, c'è anche Marco Morabito, che è del pane. Io compro sempre i Toast Morabito, che sono buonissimi tra l'altro. Ma c'è anche il produttore che si chiama Peter Spears, e mi ricorda sempre Britney Spears, quindi sono di parte. Miglior sceneggiatura non originale è stato candidato Chiamami col tuo nome, e deve vincerlo, santo cielo, ha vinto l'Oscar, deve vincere anche quello, Ella Jones, The Leisure Seeker. Ella Jones, mi sa che io non l'ho visto, Ella Jones. Oh no, non mi ricordo, scusate. Il testimone invisibile, non l'ho visto, La profezia dell'armadillo e Sono tornato. Sono tornato non l'ho visto, ho visto il film tedesco, Lui è tornato, basato su Il ritorno di Hitler nei giorni nostri. Sono tornato invece era basato sul ritorno di Mussolini. Non l'ho visto sinceramente il film, La profezia dell'armadillo non mi aveva convinta particolarmente, però essendo candidato nella sceneggiatura zero calcare, non lo so, se vincesse un David sarei felice, però secondo me la sceneggiatura qui dovrebbe andare proprio dritta così a Chiamami col tuo nome, ha vinto l'Oscar, cioè
Miglior sceneggiatura originale. I candidati sono Dogman, Euphoria, La terra dell'abbastanza, Lazzaro felice sulla mia pelle. Vedo poi gli altri candidati, ma forse sulla regia io preferirei che vincesse sulla mia pelle rispetto alla sceneggiatura. Perché forse la potenza di sulla mia pelle non è tanto la sceneggiatura, i dialoghi. Secondo me è proprio la regia estremamente delicata. Lì riesce a fare davvero un lavoro pazzesco. Gli altri, come vi ho detto, non li ho visti, però Dogman... è davvero interessante la sceneggiatura, ma anche la regia, la scenografia. Bello, bello, bello. Miglior regista esordiente. Vediamo se ne ho visto qualcuno, devo recuperarli tutti. È candidato Luca Facchini per Fabrizio De André, Principe Libero. Simone Spada per Hotel Gagarin. Fabio e Damiano Di Innocenzo per La terra dell'abbastanza. Valerio Mastandrea per Ride. E io non so mai se è Ride o Ride, perché è uscito pochi mesi prima. Il film Ride, qui in Italia, che era una produzione italiana con un altro paese che si basava sulle moto, una roba così. Il film di Valerio Mastandrea, esattamente l'opposto, parla di una donna rimasta vedova, insomma, un po' il tema sociale che è proprio a cuore di Valerio Mastandrea, a Valerio Mastandrea. Quindi, non lo so, oppure c'è Sulla mia pelle di Alessio Cremonini. Io sinceramente voterei assolutamente Sulla mia pelle, anche se ho visto solamente quello. Però come vi ho detto, la regia mi è piaciuta davvero tanto, l'ho trovata davvero delicata e capace di trattare l'argomento senza fare virtuosismi, senza mostrarci dettagli un po' morbosi sul dolore fisico, mentale di questa famiglia di Stefano. E quindi mi è piaciuta davvero tanto e secondo me si meriterebbe un premio. Passiamo a miglior regia. I candidati sono Mario Martone per Capri Revolution, Luca Guadagnino per Chiamami col tuo nome, Matteo Garrone con Dogman, Valerio Golino per Euphoria e Alice Rosbacher per Lazzaro Felice. Allora, volevo farvi notare una cosa, che per la regia su 5 nomination, 2 sono delle donne, sono due registe. Valeria Golino, che insomma sta guadagnando tanti consensi come regista, già ne aveva parecchi come attrice, però ne sta guadagnando sempre di più come regista, e anche Alice Rosbacher, sarà che la sorella sono assolutamente dei pilastri del cinema, abbastanza d'autore indipendente in Italia, quindi non proprio quello di largo pubblico come magari Kasia Smutniak, è già più un volto di largo pubblico. Mi è piaciuta molto questa cosa, sono stata davvero felice perché di Lazzaro Felice, come vi ho detto, ho sentito parlare benissimo all'estero, nei critici che seguo. Mi è piaciuto, sono stata davvero felice che ci siano due registe così ben consolidate, quindi non è che sono, quando si parla di poche donne candidate, poche donne presenti, ci sono sempre quelli che dicono meglio poche ma buone o tante e basta. Non esiste tante ma basta o poche ma buone, di professioniste brave ce ne sono tantissime, il punto è che non sempre vengono ricordate o vengono considerate con il giusto peso le dimostrazioni che danno. Valeria Golino come regista non è che è nata ieri, cioè Miele, sta avendo a tutti gli effetti una carriera solida, quindi cioè non stiamo inventando niente. Sono molto felice, sono indecisissima qui onestamente, perché mi è piaciuto molto sia Garrone e sia Chiamami col tuo nome, però ho visto solamente questi due e credo che vedendo gli altri sarà ancora più difficile. Miglior film: Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, Lazzaro felice di Alice Rosbacher, Euphoria di Valeria Golino, Dogman di Matteo Garrone e Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Io direi, visto che non è candidato alla regia Sulla mia pelle, oh sì, sì, è candidato alla regia, scusate, sto andando in palla proprio. Ah no, non è candidato perché è miglior regia emergente, avete ragione. Miglior film è davvero difficile perché già solamente i tre che ho visto non saprei decidere. Devo ancora vedere Lazzaro felice e Euphoria. Davvero, davvero complesso. Sulla mia pelle, Chiamami col tuo nome, Dogman mi sono piaciuti tutte e tre tantissimo e già qui non so scegliere. Voi che cosa ne pensate? Perché è davvero difficile. Trovo davvero interessanti tutte queste nomination e devo recuperare Capri Revolution, Lazzaro felice e Euphoria, che sembrano davvero dei film tosti da vedere, quei film che devi vedere assolutamente. Ma anche il film su Fabrizio De André, ne avevo sentito parlare in maniera davvero entusiasta quando venne trasmesso in televisione, sono curiosa di vederlo. Voi che cosa ne pensate di queste candidature? Io le ho trovate davvero emozionanti, sinceramente. Gli altri anni non sempre mi coinvolgevano così tanto le candidature di Davide, quest'anno invece le trovo davvero belle, davvero stimolanti. Però sono curiosa di sapere la vostra impressione, i film che avete visto, quali sono le vostre preferenze, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Come al solito, grazie per aver visto questo video, per i like, per essere iscritti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo.